più che rabbia c'è paura. Siamo a rischio di una bomba sociale immensa, non soltanto a Mazara del Vallo ma in tutta Italia. La gente non ce la fa più, molte attività stanno chiudendo, molti stanno fallendo e le famiglie a casa non riescono a avere una vita adeguata. C'è la paura di non pagare neanche la bolletta e rimanere a casa con bambini. La politica deve capire che c'è il silenzio totale, che la gente è veramente disperata, che la gente si sta unendo perché vuole risposte. Dobbiamo evitare la bomba sociale, il caos. Siamo a rischio queste. Parliamo con i sindaci, parliamo con la politica e ci dicono che non vedono loro soluzioni. Quindi chi ci deve dare la soluzione a noi? La gente si sta veramente arrabbiando, la gente ha paura e dobbiamo fermare questa rabbia che sta crescendo. Io sono un cittadino normale, un operaio, che giustamente questa è una bolletta che è arrivata, che c'è la bolletta di mio papà addirittura, che sono pensionate, che prendono pensione, mio papà e mia mamma 900 euro di pensione e gli arriva una bolletta di 576 euro di luce, più 100 euro di gas, sono totale 700 euro, loro gli rimane 200 euro, con 200 euro dovrebbero fare, mio papà ha pure una malattia, Fornognaruna ha pure un tumore quarto stadio aggressivo e deve avere le sue medicine e tutte queste belle cose. E con 200 euro non si possono comprare più né le medicine e né il mangiare fra un po', perché con 200 euro, con le prime i beni primari che sono aumentati tutti, è una vita più insostenibile, sia dall'operaio che le attività. Rabbia no, c'è delusione verso la politica e verso chi ci rappresenta, perché hanno lasciato uno Stato, un'isola come la Regione Sicilia, la seconda più bella del mondo, in uno stato di abbandono. Lasciati così alla deriva, e questo non va bene sia per il popolo siciliano e sia per il popolo italiano. Io ho una piccola macelleria e questa abbiamo toccato il fondo. Io una volta, ora è raddoppiata e ora si parla di un altro 50%, ma dove dobbiamo andare con queste cose? Non si ci può fare più. E io una piccola macelleria la riuscirà a pagare? Ma penso che questa l'ho pagata, ma la prossima sarà difficile pagarla.